nuovo Lucrezia, ambiziosissima Lucrezia. Quanto sei stata amata, invidiata, odiata. Sono oramai passati 600 anni e si parla ancora di te, bellissima, colta, intelligente, potente. Avevi in pugno tutta la nobiltà, un popolo e un re. Re Alfonso, un guerriero, un politico scaltrissimo che sapeva ben tessere le sue alleanze, uno che conosceva benissimo l'animo umano, l'avidità, la bramosia, e sei riuscito a metterlo in ginocchio. Tant'è che si diceva che se qualcuno volesse qualcosa dal re, bisognava chiedere a te. Per 10 anni la tua stella ha brillato, luminosissima, sul regno di Napoli, al punto da diventarne la regina di fatto. Il re cambiò la sua residenza e quel presidio chiamato Torre Ottava, quella che oggi è Torre del Greco, divenne il crocevia di affari politici e diplomatici. La tua nobile e decadente famiglia ebbe un'enorme fortuna in titoli, possedimenti, feudi. Bastava chiedere, il re non ti avrebbe negato niente. E pensare che quando incontrassi il re durante una festa, lui ti porse una borsa piena di alfonsini, le monete coniate dal re. Tu ne tenessi uno solo, restituendo il resto, dicendo: di alfonsini a me ne basta uno. Quell'attenzione disinteressata aveva fatto centro, quel potere che vale più di tutti i soldati, i cavalieri, i cannoni e tutte le armi del regno messe insieme, la seduzione. Avevi scoccato il tuo dardo, il re non aveva scampo. Ti cercò. All'inizio per gioco, l'avevi incuriosito, ammaliato. Non era difficile, con una moglie in Spagna che non vedeva da 30 anni, sterile, in cattiva salute, e uno stuolo di cortigiane interessate, dalle quali aveva avuto diversi figli illegittimi, tra questo c'era Ferrante, il suo erede al trono. Portassi al re quella ventata di freschezza, quell'energia, quella voglia di ricominciare, ma soprattutto quella grande illusione di essere immortale. E c'è un solo sentimento che può darti quell'illusione. È l'amore. Così ti ostentava pubblicamente, al suo fianco, sempre, in cortei, giochi, tornei, nascondendo e forse sminuendo anche a se stesso l'esistenza di una moglie in Spagna, forse malata, ma pia, paziente, devota, senza contare poi le altre amanti del re, i loro figli, le ambizioni di ognuna. Il gioco si era fatto più complicato e pericoloso. L'amore di Alfonso ti ha illusa, ti ha fatto credere che niente fosse impossibile, oh regina, e tu ci hai creduto. Così tanto da osare chiedere l'annullamento del matrimonio di Alfonso con Maria a Papa Callisto III, che tra l'altro è stato un cortigiano del re Alfonso, per giunta un tuo familiare. Prevarranno le ragioni di Stato e così la tua diventerà una corsa contro il tempo, con un re 64enne e una corte ormai sempre più gentile, ma intimamente ostile, che sta aspettando solo che il tempo finisca, che arrivi inesorabile il giorno. È il 27 giugno del 1458. La malaria ucciderà Alfonso. E quel giorno cadranno molte maschere, molti sorrisi si trasformeranno in facce minacciose, a partire da Ferrante e sua moglie, minacciati dalla tua presenza nella successione al trono. E non c'è più Alfonso a proteggerti. Che Dio salvi la tua anima.